In principio il mondo era solo buio. Da quel vuoto venne la luce e il fuoco. Il primo dono di questo fuoco della creazione fu Oldonia Lengai, la montagna di Dio. Il secondo dono, portato dalla montagna, fu una vasta terra fertile, un paradiso. Ovunque in questa terra c'era vita. E per celebrare questa vita c'era musica. E canti. E balli. E qualche sfilata. Basta un'occhiata per capire tutti gli aspetti della vita, la sua infinita e incredibile varietà. Ma in questa ricchezza ci saranno sempre dei pericoli. Pericolosa, certo, ma è anche ricca di vita. È la grande pianura di Serengeti, un luogo in cui tutto quello che accade, accade per un motivo. La Sinfonia del Serengeti. La primavera del Serengeti porta le prime piogge. L'erba ricopre ogni cosa. E nuova erba significa nuova vita. C'è una certa urgenza. I piccoli devono imparare ad alzarsi entro 5 minuti dalla nascita. I predatori non sono mai lontani. Thank you.
si viene subito premiati se si riesce ad alzarsi. Per gli animali che vivono in tana è meno urgente imparare ad alzarsi, ma in genere nascono più scuri, come la iena, per rendersi meno visibili ai predatori che li cercano sottoterra. Ogni nuova generazione è piena di speranze e possibilità. Il loro primo pasto è sempre un'avventura, un assaggio di quello che li aspetta. La corsa è il primo gioco di tutti gli animali, ma un gioco non è mai solo un gioco. Si tratta di acquisire l'agilità necessaria a sopravvivere. Giocare alla lotta aiuta a stabilire il dominio, ma aiuta anche a costruire relazioni durature e a rinforzare i legami di parentela. Un altro gioco comune è Esploriamo il mondo.